Caro Tacito, mi chiedi che io ti scriva della morte di mio zio, per poterla tramandare con una maggiore obiettività ai posteri. Ti ringrazio, in quanto sono sicuro che se sarà celebrata da te, la sua morte sarà destinata a gloria immortale. Sebbene infatti egli sia deceduto nel disastro delle più incantevoli sventure, come se fosse destinato a vivere per sempre grazie a quell'indimenticabile sciagura, tuttavia alla sua immortalità contribuirà la fama dei tuoi scritti. Personalmente considero fortunati coloro ai quali, per dono degli dèi, fu concesso o di compiere imprese degne di essere scritte o di scrivere cose degne di essere lette. Fortunatissimi poi coloro ai quali furono concesse entrambe le cose. Tra questi ultimi rientra mio zio. Tanto più volentieri, perciò, accolgo la tua richiesta. Anzi, sono io a chiedertelo, insistentemente. Era a Miseno e teneva personalmente il comando della flotta. Il 24 agosto, verso l'una del pomeriggio, mia madre lo informò che spuntava una nube fuori dell'ordinario, sia per la grandezza, sia per l'aspetto. Egli, dopo aver fatto un bagno di sole e poi un altro nell'acqua fredda, aveva fatto uno spuntino stando nella sua branda da lavoro e si dedicava allo studio. Ad un certo punto si fece portare i sandali e salì in una località che offriva le migliori condizioni per ammirare quel fenomeno. Si elevava una nube, ma chi guardava da lontano non riusciva a precisare da quale montagna fosse. Solo poi si seppe che era il Vesuvio. Una montagna. Nessun'altra pianta meglio del pino ne potrebbe riprodurre la forma. Infatti, slanciatosi in su, in modo da suggerire l'idea di un altissimo tronco, si allargava in quelli che si potrebbero definire dei rami. Innalzata dal turbine, subito dopo si dissolveva, allargandosi. Talora era bianchissima, talora sporca e macchiata, a seconda che avesse trascinato con sé terra o cenere. Nella sua profonda passione per la scienza, mio zio stimò che si trattasse di un fenomeno molto importante e meritevole di essere studiato da vicino. Ordinò che gli si preparasse una liburna e mi offrì la possibilità di andare con lui qualora lo desiderassi. Risposi che preferivo attendere ai miei studi e per caso proprio lui mi aveva assegnato un lavoro da svolgere per iscritto. Mentre usciva di casa, gli venne consegnata una lettera da parte di Rettina, moglie di Casco, la quale, ecco, lo pregava che la strappasse da quel pericolo così spaventoso. Egli allora cambiò i suoi piani e ciò che aveva cominciato per interesse scientifico l'affrontò per l'impulso della sua eroica coscienza. Fece uscire in mare delle quadriremi e vi salì egli stesso per andare in soccorso non solo a Rettina ma a molta gente, poiché quel litorale, grazie alla sua bellezza, era fittamente abitato. Si affrettò ad andare in quel posto dal quale gli altri fuggivano, così immune dalla paura da dettare e annotare tutte le evoluzioni di quel cataclisma. Quanto più si avvicinavano, la cenere cadeva sulle navi sempre più calda e più densa. Ormai si era creato un basso fondo improvviso e una frana dalla montagna impediva di accostarsi al litorale. Dopo una breve esitazione, al pilota che suggeriva di tornare indietro, replicò: «La fortuna aiuta gli audaci, dirigiti sulla dimora di Pomponiano». Questi si trovava a Stabia, dalla parte opposta del golfo,
Rendendosi conto che il pericolo era ormai imminente, Pomponiano aveva trasportato sulle sue navi le masserizie, determinato a fuggire. Per mio zio, il vento era allora pienamente favorevole. Così, non appena giunse, abbracciò Pomponiano tutto spaventato. Lo confortò, gli fece animo per smorzare la sua paura con la propria serenità. Poi prese posto a tavola, consumò la sua cena con un fare gioviale, o cosa che presuppone una grandezza non inferiore, recitando la parte dell'uomo gioviale. Poi si abbandonò al riposo, se non che il cortile da cui si accedeva alla sua stanza, riempiendosi di cenere miste a pomice, si era innalzato ad un livello tale che se mio zio si fosse trattenuto più a lungo nella sua camera, non avrebbe più avuto la possibilità di uscirne. Ad un certo punto fu svegliato e si ricongiunse al gruppo di Pomponiano. Insieme valutarono se fosse preferibile starsene al coperto o andare all'avventura allo scoperto. Tuttavia, il confronto tra questi due pericoli indusse a scegliere quest'ultimo. Si misero sul capo dei cuscini e li fissarono con capi di biancheria. Era la loro unica difesa contro tutto ciò che cadeva dall'alto. Altrove era già giorno. Là, invece, una notte più nera e più fitta di qualsiasi notte. Pensarono che fosse più conveniente recarsi sulla spiaggia e là, sdraiato su di un panno steso in terra, mio zio chiese dell'acqua e ne bevve. Poi delle fiamme ed un odore di zolfo spinsero gli altri in fuga e lo ridestarono. Sorreggendosi su due schiavi, riuscì a rimettersi in piedi, ma subito stramazzò. Per quanto io posso dedurre, l'atmosfera troppo pregna di cenere gli soffocò la respirazione e gli otturò la gola, che era per costituzione malaticcia, gonfia e spesso infiammata. Quando riapparve la luce del sole, erano passati 3 giorni dall'accaduto. Il suo cadavere fu ritrovato intatto, illeso e rivestito degli stessi abiti che aveva indossato allora. La maniera in cui si presentava il corpo faceva pensare più ad uno che dormisse che non ad un morto. Intanto a Miseno, dopo la partenza di mio zio, spesi tutto il tempo che mi rimaneva nello studio, dato che era stato proprio per questo motivo che mi ero fermato. Si erano già avuti per molti giorni dei leggeri terremoti, ma non avevano prodotto molto spavento perché questo è un fenomeno ordinario in Campania. Quella notte, invece, le scosse assunsero una tale violenza che tutto sembrava non muoversi, ma capovolgersi. Ci mettemmo a sedere nel cortile della nostra abitazione, che separava il caseggiato dal mare. Il sole era già sorto da un'ora e la luce era ancora incerta e come smorta. Siccome le costruzioni che ci stavano intorno erano piuttosto malconce, anche se eravamo in un luogo scoperto, c'era da temere che qualora crollassero ci avrebbero portato delle conseguenze gravi. Soltanto allora ci parve opportuno di uscire dalla cittadina. Ci venne dietro una folla sbalordita e con la sua enorme ressa ci spinse fuori dall'abitato. Là, nostro malgrado, diventammo spettatori di fatti sbalorditivi. Vedevamo il mare che si riassorbiva in se stesso e che sembrava quasi arretrare dalle scosse di terremoto. Senza dubbio, il litorale era avanzato e teneva prigionieri nelle sue sabbie asciutte una quantità di animali marini. Dall'altra parte, una nube nera e terrificante si squarciava emettendo delle fiamme dalla forma allungata. Avevano l'aspetto di fulmini, ma erano più grandi. Poco dopo, quella nube calò sulla terra e ricoprì il mare. Aveva già avvolto e nascosto Capri
e il promontorio di Miseno. Incomincia a cadere cenere, ma è ancora rara. Mi volgo indietro. Una fitta oscurità ci incombeva alle spalle e, riversandosi sulla terra, veniva dietro come un torrente. Avevamo appena fatto in tempo a sederci quando si fece notte. Non però come quando non c'è luna o il cielo è ricoperto da nubi, ma come a luce spenta in una stanza chiusa. Avresti potuto udire i cupi pianti disperati delle donne. Le invocazioni dei bambini. Avresti potuto udire le urla degli uomini. Alcuni con le grida cercavano di rintracciare i genitori, altri i figli, altri i propri coniugi. Gli uni lamentavano le loro sventure, gli altri quelle dei loro cari. Taluni, per paura della morte, si auguravano la morte stessa. Molti innalzavano le mani agli dèi. Nella maggior parte delle persone si formava però la convinzione che ormai gli dèi non esistessero più e che quella notte sarebbe stata eterna e l'ultima del mondo. Ci furono di quelli che resero più gravosi i pericoli effettivi con notizie spaventose che erano inventate e false. Arrivavano quelli i quali riferivano che a Miseno la tale costruzione era crollata, che tal'altra era divorata dall'incendio. Non era vero, ma la gente ci credeva. Ci fu una tenue schiarita. Ci sembrava che non fosse la luce del giorno, ma un preannuncio dell'avvicinarsi del fuoco. Il fuoco c'era davvero, ma si fermò lontano. Poi di nuovo il buio e di nuovo cenere densa e pesante. Caro Tacito, potrei vantarmi che, circondato da così gravi pericoli, non mi sono lasciato sfuggire né un gemito né una parola di sconforto. Ma ero convinto che sarei morto e l'universo sarebbe scomparso con me. Finalmente quella oscurità si attenuò e parve dissiparsi in fumo o in vapori. Ben presto subentrò il giorno genuino e risplendette anche il sole, ma livido, come suole apparire durante le eclissi. Agli occhi ancora smarriti, tutte le cose si presentavano con forme nuove, coperte da una spessa coltre di cenere, come se fosse stata neve. Ritornati a Miseno, restammo determinati a non andarcene prima di aver ricevuto notizie dello zio. Caro Tacito, ti ho esposto tutte le circostanze alle quali sono stato presente e che mi sono state riferite immediatamente dopo, quando i ricordi conservano ancora la massima precisione, anche se ancora oggi il semplice ricordo mi causa nel cuore angoscia ed un terribile brivido di sgomento.